Io sono Roberto Gallea, sono di Palermo, lavoro all'università, sono un dottore di ricerca che poi si è spostato nella parte amministrativa, tecnico-amministrativa dell'università e mi occupo di sviluppo, applicazioni e comunque gestione dell'infrastruttura informatica di Ateneo. Ultimamente mi sono interessato molto anche di data science, elaborazione dati, reti neurali, per diciamo, approcciare in modo più moderno la gestione delle informazioni all'interno dell'Ateneo stesso. Quello di cui vi parlerò oggi è appunto lo sviluppo di package con Laravel, che è una tematica abbastanza interessante, anche per chi non sviluppa direttamente per Laravel, ma utilizza PHP con Package Composer, siccome la modalità è più o meno sempre la stessa, poi ci sono alcune particolarità tipiche di Laravel, ma poi i concetti principali valgono un po' per tutti i tipi di package Composer. Inizierei subito, vi condivido lo schermo. Benissimo. Ok. Allora, lo sviluppo di un package lo possiamo dividere in una serie di parti che sono quelle che vedete qua in questi box. Ora le affrontiamo velocemente una per una, perché poi la cosa più interessante, secondo me, su cui vorrei spendere più tempo, è proprio vedere praticamente come realizzare un piccolo package dall'inizio alla fine. Allora, per quanto riguarda l'impostazione dei file, segue una struttura standard, per quanto riguarda la parte principale. Quindi abbiamo una cartella col nome del nostro vendor, per esempio potrebbe essere il vostro nome e cognome, il nome della vostra azienda. E una sottocartella col nome del package e poi una serie di cartelle, di file sottostanti che nel caso di package Laravel, per convenzione, normalmente seguono la stessa struttura che ha un'applicazione Laravel. Quindi abbiamo, vabbè, una serie di file principali, come il file di Composer con tutta la configurazione del package, un file di licenza che non è obbligatorio ma è consigliabile, un file di README, un changelog, e poi una parte di source, che corrisponderebbe un po' alla cartella app di Laravel, dove possiamo inserire tutte le nostre classi e a contorno una cartella con i file di configurazione, eventualmente altre cartelle, per esempio quella relativa al database, quindi le migrations o anche le factories e i seeders e così via, una cartella resources con le viste, i file di lingua e gli assets, quindi proprio ricalcando quella che è la struttura di un package, di un'applicazione Laravel. E infine, cosa non è obbligatoria, ma per me è come se lo fosse, anche dei test. Questo è importantissimo non soltanto perché è una prassi sempre consigliabile, anche se è ancora purtroppo vedo anche molto in Italia che è poco battuta, ma soprattutto se volete che i vostri package vengano usati da altri che non siete soltanto voi stessi o membri del vostro team, se non ci sono test, quasi nessuno li utilizzerà, perché comunque si danno sia una garanzia sull'affidabilità del package che non si rompa da un momento all'altro, ma inoltre funge anche come una sorta di documentazione delle funzionalità stesse del vostro package. Andiamo a vedere come è fatto il file composer, quindi il file principale che definisce come è fatto il vostro pacchetto in modo che possa essere utilizzato da un'altra applicazione o da un'altra libreria. Abbiamo un campo name col nome del vostro package formato dal nome del vendor, slash il nome del package, una descrizione, uno o più autori che hanno sviluppato il package. Una clausola require dove andiamo a mettere tutti i package necessari per funzionare, quindi tutte le dipendenze del vostro package. Require dev dove sono contenute tutte le dipendenze di sviluppo, quindi per esempio il framework per fare i test. Normalmente per un package Laravel si utilizzano almeno questi due, PHP Unit per la parte di test e
Orchestra Test Bench, che è un package che simula il comportamento di un'applicazione Laravel che andrà a contenere il vostro package. Quindi vi permette di testare il vostro package come se fosse già all'interno di un'applicazione Laravel, anche se l'applicazione effettiva non c'è realmente. Una sezione autoload che serve a caricare automaticamente le classi all'interno dell'applicazione che ospita il package, e allo stesso modo autoload dev per caricare automaticamente le classi utilizzate in fase di sviluppo. Infine, la sezione extra, ci sono una serie di informazioni specifiche per Laravel, infatti è nella sezione Laravel, per il caricamento automatico dei service provider che servono a estendere le funzionalità di base del framework Laravel, e una serie di alias per caricare le cosiddette facade fornite dal vostro package. Questa sezione è stata aggiunta dalla versione 5.5 di Laravel. Precedentemente bisognava andare a caricare manualmente i service provider e gli alias all'interno di un file di configurazione dell'applicazione. Mentre adesso, utilizzando questa modalità, viene fatto il cosiddetto auto-discovery dei provider e degli alias e non è necessario più dichiararli manualmente. Vedremo poi in dettaglio cosa sono i service provider e cosa sono le facade e gli alias. Quindi queste sono le sezioni di cui abbiamo parlato. Andando avanti, vediamo come è strutturato a livello di classi un package. Fondamentalmente è composto da questi tre elementi. I service provider, che generalmente ce n'è soltanto uno per package, se ne potrebbero fare anche più di uno, ma normalmente se ne utilizza soltanto uno. Delle facade, se si vogliono aggiungere, e tutta una serie di altre classi di supporto. Il service provider è proprio quello che fa da collante fra l'applicazione Laravel che ospita il package e tutte le funzionalità con cui è andata a estendere l'applicazione, il framework di base, quindi non so, dei file di configurazione, dei file di vista, delle rotte, dei comandi e così via. E questa è appunto la parte del service provider. Il service provider non è altro che una classe come tutte le altre che estende la classe base service provider del framework. Questa classe deve implementare due funzioni, la funzione boot e la funzione register. Qual è la differenza fra queste due funzioni? Entrambe vengono invocate in automatico dal framework, quindi da Laravel, quando andiamo a fare l'avvio dell'applicazione, ma vengono invocate in due momenti diversi. La funzione register è invocata per tutti i service provider prima di fare qualsiasi altra cosa. Quindi in questa fase noi non possiamo dare per scontato che ci sia disponibile alcun servizio all'interno dell'applicazione. Quindi banalmente, se per esempio voglio andare a caricare, voglio utilizzare dei servizi forniti da un altro package, qui dentro non lo posso fare, perché non è detto che quel servizio sia stato ancora caricato. E di fatto serve proprio a dichiarare i servizi messi a disposizione da un package, in modo che possano essere utilizzati successivamente da tutti i package e dal framework nel momento in cui viene chiamata la funzione boot. Quindi c'è una fase di register in cui vengono dichiarati i servizi, una serie di operazioni svolte dal framework e poi viene chiamata la funzione boot, e in questo caso si può dare per scontato che tutti i servizi caricati nell'applicazione siano effettivamente disponibili. Poi lo vedremo meglio nel caso pratico. Normalmente nella funzione register quello che si fa è caricare una configurazione del package, quindi specifica del nostro package, e dichiarare i servizi forniti dal package. Qui abbiamo un esempio, ma per il momento mi interessa proprio avere il concetto a livello proprio di idea, e poi lo vedremo meglio nella pratica che diventerà più chiaro. Nel metodo boot invece andiamo a fare
esempio, caricare i file di traduzione, andiamo a caricare le viste, le migration, le rotte. Queste sono tutte operazioni che richiedono che i servizi, per esempio, se voglio caricare delle rotte, il service provider che mi gestisce la dichiarazione delle rotte deve essere già avviato. Quindi se questa chiamata la faccio sul register, non è detto che questo servizio sia stato già avviato e quindi devo farlo all'interno di boot. Infine, se la nostra applicazione è invocata da console, quindi generalmente perché abbiamo lanciato un comando, la linea di comando, possiamo effettuare delle operazioni specifiche in un metodo definito da noi, perché possiamo chiamare ad esempio boot for console. E qui generalmente andiamo a dichiarare quali sono i comandi messi a disposizione dal nostro package, perché appunto anche il nostro package può mettere a disposizione dei comandi da invocare da console, appunto. E non ha senso farlo se siamo in un contesto web, ma soltanto se l'applicazione sta funzionando da linea di comando, quindi in console. E infatti qui dentro andiamo a fare la pubblicazione di tutte le risorse che vogliamo rendere modificabili all'utente. Quindi vi sarà capitato spesso, per esempio, di voler cambiare la configurazione di default di un package. Cosa fate in quel caso? Andate a pubblicare il file di configurazione del package in modo che venga copiato nella configurazione globale dell'applicazione e poi lo andate a modificare. Queste operazioni si fanno all'interno di Boot for Console tramite delle chiamate al metodo publishes. E lo possiamo fare per esempio per le configurazioni, per le risorse, per le viste, per gli assets, per le traduzioni e anche per altri file, come per esempio per le migrations e così via. Infine, chiamando il metodo commands, possiamo registrare i comandi messi a disposizione dal nostro package, in modo che siano utilizzabili all'interno dell'applicazione. Quindi qua faccio una chiamata senza utilizzare alcun comando, ma mi basterebbe andare a elencare i nomi delle classi che implementano i comandi all'interno di questo array. E quindi, per esempio, se io poi dalla mia applicazione lancio il comando PHP artisan vendor publish meno meno tag uguale packagename.config, non faccio altro che richiamare la pubblicazione di questa risorsa, perché appunto l'ho etichettata col tag packagename.config. E quindi cosa succederà? Il file di configurazione del mio package verrà copiato nell'applicazione, nella cartella di configurazione dell'applicazione di base, e lì l'utente potrà modificarlo. Le fase add, che probabilmente molti di voi già conoscono, non sono altro che delle interfacce statiche per delle classi che statiche non sono. Non mi interessa qui entrare nel dettaglio di cosa sono, perché si utilizzano, se è bene utilizzarle o meno, mi interessa soltanto spiegare come si realizzano. Sono delle normalissime classi che estendono la classe base fase add, e definiscono, fanno l'override di un metodo getFacadeAccessor che non fa altro che ritornare una stringa corrispondente a un servizio caricato all'interno del service container. Quindi io posso, andando a fare il binding di questa stringa su un servizio, posso andare a mappare la mia fase add su un servizio messo a disposizione dal mio package. Infine, tutte le altre classi non hanno nulla di particolare e possono essere realizzate nel modo convenzionale, come vedremo fra poco. In realtà, io consiglio sempre di svilupparle utilizzando la metodologia test-driven. Però ovviamente questo non è indispensabile, ma anche se non utilizzate il TDD, utilizzate sempre i test, perché altrimenti, ripeto, il vostro package sarà utile soltanto a voi e forse neanche.
Infine, quando il package è pronto, lo andiamo a caricare su un repo, per esempio su Git, ma anche, non so, su Bitbucket, su GitLab, tramite i metodi convenzionali, quindi andando a fare un commit e un push, ed eventualmente un tagging del commit attuale. Dopodiché, per renderlo disponibile tramite Packagist, quindi tramite Composer, dobbiamo registrare il nostro package all'interno di Packagist. Quello che si andrà a fare, lo faremo fra poco, è sostanzialmente andare a suggerire a Packagist qual è l'indirizzo del repository che contiene il vostro package, dopodiché verrà indicizzato all'interno dell'indice di Packagist e quindi sarà disponibile tramite Composer. Inoltre, se andiamo a registrare un webhooks su Git, su GitHub, su un endpoint di Packagist, noi possiamo fare in modo che ogni volta che facciamo un push sul nostro repository, automaticamente la nuova versione verrà caricata anche su Packagist. E questo lo vedremo fra poco. Sono andato molto velocemente qui perché mi interessava darvi soltanto un'idea di base e passare direttamente a vedere proprio col codice che cosa dobbiamo fare. Allora, la mia idea era quella di realizzare un semplice package che permettesse di caricare da questo sito, che non so se conoscete, vi faccio vedere, è un sito che praticamente genera immagini di volti tramite una rete neurale addestrata in modo particolare, e ogni volta che voi caricate questo sito vi viene mostrata una faccia nuova, una faccia generata artificialmente, quindi queste persone non esistono, infatti il sito si chiama dispersondoesntnotexist.com, ma vedete che fanno veramente paura. E quindi ogni volta che voi ricaricate il sito trovate una faccia nuova di una persona che realmente non esiste, ma è generata da una rete neurale. Allora, l'idea del package è fare queste cose, registrare un endpoint che all'indirizzo slash deepfaces, che mostra una pagina HTML contenente una lista di volti caricate da questo sito. Inoltre, l'endpoint può essere richiamato con un parametro opzionale specificando quante immagini vogliamo caricare. Vogliamo inoltre utilizzare un servizio che permetta di caricare le facce anche al di fuori dell'endpoint per farne altro, per esempio, non so, se vogliamo fare un collage o vogliamo fare delle elaborazioni e così via, quindi non necessariamente da mostrare su una pagina web. Una facade che permette di utilizzare questo stesso servizio con l'interfaccia statica. E inoltre deve essere possibile configurare, appunto da file di configurazione, quante facce, quanti volti andrei a caricare ogni volta che accedo al servizio e non specifico il numero di immagini che voglio caricare. E inoltre la dimensione che devono avere queste immagini. Inoltre dobbiamo anche fare in modo che questo file di configurazione possa essere modificabile dall'utente. Quindi andiamo per gradi. Quindi in questo momento non abbiamo nulla, soltanto creato un file gitignore in modo che quando andiamo a caricare su GitHub il nostro package non vengano caricati file di progetto o dell'editor. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a creare il file di Composer. Quindi il nostro file composer.json. Abbiamo detto che cosa è indispensabile che ci sia. Allora, intanto il nome del package, che per esempio possiamo chiamare pugme slash
Deep phases perché la tecnologia con cui vengono generate queste immagini sono delle reti deep, chiamate deep, perché hanno un numero di livelli neurali profondo. Quindi lo chiamiamo deep phases, ha poca importanza, era solo per spiegarvi perché l'ho chiamato in questo modo. Una descrizione del nostro package, e possiamo chiamarlo per esempio example package for PugMe. Gli autori li bypassiamo perché, per non perdere tempo. Il tipo di progetto, che in questo caso è un package, quindi lo indichiamo come library. Dopodiché le dipendenze le possiamo andare a scrivere direttamente di qua, ma vi consiglio, per non dover dichiarare le versioni e utilizzare direttamente l'ultima, farlo direttamente dalla linea di comando. Quindi, per esempio, scriverò per includere i PHP Unit e l'altro package Orchestra Test Bench, Composer require PHP Unit, e Composer require Orchestra Test Bench. Quindi ho caricato le dipendenze, il file di Composer viene modificato con le nuove dipendenze. In realtà queste le potrei mettere in Require Dev. In questa fase mi interessa poco, però sarebbe corretto indicarle così. Dopodiché la fase di autoloading. Quindi autoload PSR4. Perché si utilizza PSR4? Brevemente, ci sono due modalità che si possono utilizzare, PSR4 e PSR0. La PSR4 è più recente ed è un modo più succinto di indicare i namespace all'interno del package. Utilizzo questa, se poi vi dovesse interessare, potete andare a cercare la convenzione PSR0, come funziona. Allora, quindi PSR4, dobbiamo andare a definire il namespace su quale vogliamo andare a mappare il nostro package. Quindi, per esempio, lo chiamiamo PugMe slash slash deepphases e lo mappiamo sulla cartella source. Quindi significa che tutte le classi contenute all'interno di source verranno caricate con un namespace prefissato con questo percorso. E la stessa cosa andiamo a fare per autoload dev, che ci interessa per i test. Quindi PSR4. Una parte, e questa volta mi posso semplicemente prefissare il namespace tests da mappare sulla cartella tests. Quindi entrambe le cartelle me le vado a creare all'interno del mio package. Quindi faccio una cartella source e una cartella tests. Allora, questo è lo scheletro di partenza che dobbiamo utilizzare. La prima cosa da andare a creare è il nostro service provider, perché sarà quella la base per agganciare tutte le nuove funzionalità all'Laravel. Allora, normalmente ci sono due scuole di pensiero. Una è di includerlo direttamente nella root di source. L'altra è di creare una sottocartella providers e andare a mettere i service provider là dentro. In genere, siccome io appunto ne utilizzo sempre soltanto uno, sono più dell'idea di andarlo a creare direttamente nella root. E quindi lo vado a chiamare deep phases service provider. Namespace abbiamo detto che sarà PugMe deep phases, e siccome si trova nella root non devo aggiungere nient'altro.
ed estenderà la classe Service Provider di Laravel. Attenzione che io qua ho la possibilità di estendere questa classe soltanto perché ho incluso il package orchestra test bench. Altrimenti, se non volevo utilizzare tutto il framework come se fosse un'applicazione, ripeto, questo serve soltanto a scopo di test, quindi se non mi interessava avere tutta un'applicazione a contorno su cui poter testare, mi bastava includere il package Illuminate Support, che è appunto quello che contiene Service Provider e tutta una serie di altre classi base di Laravel. Un singolo slash. Ok. E abbiamo detto che questa classe deve contenere due metodi. Il metodo register e il metodo boot, che adesso andremo a riempire man mano che ci servirà. Allora, partiamo subito con un test. Abbiamo detto che la nostra funzionalità principale, da un punto di vista proprio delle feature, deve essere quella di registrare l'endpoint di phases che ci permette di visualizzare una pagina con un certo numero di immagini caricate. Quindi si tratta di un feature test e lo vado a includere nella cartella features dei test. Prima ancora di scrivere il test, però una cosa che conviene sempre fare è quella di creare una classe base per tutti i test e la chiamare test case. Quindi la chiamo test case, namespace è quello che abbiamo definito nel file composer, quindi namespace tests, e gli facciamo estendere la classe test case contenuta all'interno di orchestra test bench. In questo modo il package test bench non farà altro che mettere su un'applicazione Laravel fittizia, ma che ci permetterà di avere a disposizione tutte le funzionalità del framework. Ok, giusto per vedere che funzionano i test, andiamo a creare un test di prova in cui semplicemente verifichiamo che la costante true sia true, eseguiamo il test funziona, quindi siamo pronti a partire. Allora, quindi andiamo a definire il nostro test di feature. Definiamo una nuova classe che chiamiamo Deep Phases Test con namespace tests features, che estenderà la nostra classe base test case, che questa volta non sarà più quella di orchestra test bench, ma quella che abbiamo definito nel nostro package. Questi sono tutti i passi più o meno standard per iniziare a sviluppare. Anche qui un solo slash. Ok. Allora, il nostro test, come lo chiamiamo? Possiamo chiamarlo it loads some phases and display those in a page. Ricordo, non è importanza che il testo, il nome sia prolisso, l'importante è che sia ben esplicativo. Allora, il nostro test cosa deve fare? Noi vogliamo accedere all'endpoint tramite metodo get. All'endpoint abbiamo detto che si chiama deep phases e gli passiamo un argomento, per esempio, che rappresenta il numero di immagini che vogliamo caricare. Sicuramente questa chiamata deve avere successo. In più vogliamo verificare che venga caricata una particolare vista che andremo a definire, quindi utilizzando il metodo assertViewIs, e la vista sarà questa. Ora vi dico perché utilizziamo questa come stringa e non solo semplicemente il nome della vista. E infine che alla vista sia passata
una variabile chiamata faces. E poi per comodità al momento ci facciamo anche stampare il risultato della chiamata. Ovviamente se io avvio questo test, il test fallirà perché ancora non abbiamo scritto nulla. Allora, in questo caso, ok, non viene chiamata, non viene trovata la classe probabilmente perché dobbiamo fare il dump autoload delle classi. Vediamo se è vero. Compose dump autoload. Vediamo se adesso funziona il test. Ok, quindi ho dovuto ricaricare, fare in modo che Composer ricaricasse tutte le classi del mio package col comando Composer dump autoload. Allora, l'errore qual è? È un errore 404 perché la rotta al momento non esiste. E allora dobbiamo andare a creare. Come la creiamo? Andiamo a creare un file di rotte all'interno della directory routes. In un file web.php, esattamente come faremmo nella nostra applicazione Laravel. E la andiamo a dichiarare. Root due punti get slash endpoint slash deep phases, scusate, a cui possiamo passare un parametro opzionale qty quantity e facciamo gestire questa rotta da un controller che si troverà dentro pugmi deep phases http controllers deep phases controller. Ovviamente ancora non esiste questo controller, ma ci arriveremo. Se proviamo a lanciare nuovamente il test, lo faccio da combinazione di tasti, ma vedete qua l'output. Non è cambiato nulla. Perché non è cambiato nulla? Perché ancora l'applicazione, come fa? Non può sapere che questa rotta è stata dichiarata. E perché non può saperlo? Perché di fatto non abbiamo caricato queste rotte da nessuna parte. Dove si caricano le rotte? Esattamente nel service provider. È proprio una delle cose che si va a definire nel service provider in modo che il framework possa trovarlo. Quindi andiamo nel nostro service provider. Siccome le rotte utilizzano un servizio del framework, non possiamo definire la chiamata dentro register, ma la dobbiamo definire all'interno di boot. E scriveremo this load routes from, e qui dentro andiamo a mettere il nome del file e il nome della cartella che contiene i file delle rotte. Scriverò this get package path. Questa è una funzione che non esiste, ma che normalmente conviene sempre definire. Due punti slash routes. Quindi stiamo dicendo di andare a caricare tutte le rotte contenute nei file presenti all'interno della cartella corrispondente al nome del package, corrispondente al percorso del package. Scusate, questi non ci vanno. Slash routes. Quindi andiamo a definire questa funzione. Aggiungo il metodo return dir. Cosa ritorna dir? Non torna altro che il percorso in cui si trova la classe, quindi di fatto source. Per sapere qual è il percorso del package, devo tornare indietro di un passo, quindi aggiungo punto slash punto punto, quindi per fare un passo indietro nel percorso. E quindi quando andrò a caricare, a chiamare la funzione load routes from, non farò altro che prendere tutti i file contenuti qua dentro e caricare le rotte che sono contenute al loro interno. Se provo a lanciare il test adesso, vediamo che cosa succede. Scusate, devo andarlo a definire. No.
.php, scusate, l'estensione, l'ho dimenticata. Ok, allora continua a non andare perché... Vediamo come l'ho definita. Deep phases QTY. Nel test definita deep phases slash 3. Ok, un attimino che vediamo subito qual è il problema. Allora, intanto faccio una cosa. Andiamo a stampare questo percorso. Ah, certo, ok. Scusatemi, una cosa importantissima. Abbiamo definito il service provider, ma non viene caricato da nessuna parte, perché anche se abbiamo definito nel file composer, e anzi non l'abbiamo ancora fatto, è una cosa che dobbiamo fare, dobbiamo dire a Orchestra Test Bench che deve andare a registrare il service provider che abbiamo definito all'interno dell'applicazione fittizia che sta creando. E questa cosa la facciamo in questo modo. Dobbiamo nel nostro test case di base, quindi la nostra classe di test di base, andare a fare l'override del metodo get package providers, in cui andiamo a definire quelli che sono i service provider definiti nel nostro package. Nel nostro caso è la classe Deep Phases Service Provider. Quindi in questo modo, quando TestBench avvia l'applicazione fittizia, sa che deve registrare questo service provider e quindi andrà a invocare i metodi register e boot del service provider. Quindi vediamo che succede adesso. Ok, è cambiato l'errore. Invalido root action perché il controller non esiste ancora. Prossimo passo, quindi, andiamo a definire questo controller. All'interno di source andiamo a creare HTTP controllers e creiamo la classe deep phases controller. Come namespace mettiamo pugme deep phases HTTP controllers. Ok. Allora, siccome non abbiamo indicato qual è il metodo da chiamare qui dentro, automaticamente Laravel chiama il metodo invoke e lo andiamo a definire. A cui passeremo anche la variabile QTY e così via. Proviamo a eseguire il test. La classe viene trovata, diciamo, la risposta non è una vista, perché non abbiamo ritornato nulla. Mentre il test si aspetta di trovare la chiamata a questa vista. Allora, per brevità, vado a copiarvi qual è il codice che definisce il test, ma il controller, ma ve lo commento. Allora, se non ho passato alcun valore alla variabile QTY, carico in automatico il valore 3. Creo un array vuoto di immagini, ciclo per quante sono le immagini richieste e faccio una chiamata all'endpoint dove trovo la foto.
Crea un oggetto image da un package che adesso andiamo a includere nel nostro package. Faccio un resize di questa immagine, per il momento un valore costante. Dopodiché faccio una codifica in formato data URL e l'aggiungo al vettore, all'array delle immagini. Infine assegno faces a image.js e ritorno questa vista, passando la variabile. Questa vista non esiste, la devo andare a definire. Quindi creo la cartella di sources views e all'interno la classe e il file index.blade.php, dove mi limito semplicemente a ciclare il vettore delle immagini e a creare un tag img che contenga l'immagine. Attenzione a una cosa: perché devo indicarlo in questo modo? Per evitare che ci siano conflitti con viste esistenti nell'applicazione che ospita il package, ogni package deve utilizzare un namespace specifico per le viste. In questo caso lo chiamiamo diffphases, due punti, due punti, il separatore e il nome della vista. Se seguo il test, c'è un errore 500 che non mi dice molto. Per avere più informazioni, nel test chiamo il metodo without exception handling, che disabilita il gestore delle eccezioni di Laravel, e quindi vedo il testo dell'eccezione. Ok, non viene trovato il controller. Che l'avevo definito male. Deepfaces HTTP control. Ah, ok, sì. Che devo importare la classe HTTP, che è una facade di Laravel, e poi anche questa classe image, ma devo andare a aggiungere due dipendenze. Una che è Gazol, che mi serve per utilizzare la facade HTTP, e una che è Intervention Image, che è una libreria che permette di fare manipolazioni sulle immagini. Quindi vado a fare l'update delle dipendenze. Ok, eseguo il test. Avrò un altro errore. Vabbè, non viene trovata la classe Image perché non l'abbiamo importata. La importiamo subito. Intervention Image, Facade Image, dovrebbe essere questa. No. Ah, no, sì, ok, questa, ma anche qui un'altra cosa che dobbiamo fare. Il nostro test bench non carica le facade. Perché? Perché non abbiamo dichiarato che deve essere caricato il service provider del package che gestisce l'immagine all'interno del nostro test. Quindi, oltre a DeepFaces Service Provider, dobbiamo andare a caricare Image Service Provider, in modo che venga caricato all'interno della classe, all'interno del test. Importo Image, che questa volta verrà trovato. Non viene trovata la vista, di fatto non viene trovato il namespace delle viste DeepFaces, e questo perché non l'abbiamo dichiarato all'interno del service provider. Anche questo lo andiamo a fare dentro boot e scriverò this load views from this get package path punto resources views, e infine metto qual è il namespace delle viste. Adesso verrà caricato, le viste verranno caricate, e infatti il test ha successo e questo è quello che viene generato. Velocemente vi faccio vedere che si tratta di tre immagini una accanto all'altra, tre immagini casuali chiaramente. Ecco, 1, 2 e 3. Ah, due sono capitate uguali, questo è stato un caso. Ok.
Secondo passo, adesso sarà molto più spedito perché già abbiamo fatto quasi tutto. Dobbiamo installare un servizio che ci permetta di caricare le immagini per altri usi. Andiamo nel controller. Tutta questa roba di qua la possiamo estrarre in un metodo a parte che chiamiamo load images. E lo andiamo a spostare facendo del refactoring all'interno di una nuova classe, che sarà appunto il nostro servizio. Quindi definisco una directory che chiamo services e una classe che chiamo deepfacesService. DeepfacesServices. E incollo il metodo. A questo punto nel controller non chiamerò più il metodo perché non c'è più, ma farò new deepfaces service load images. Lanciamo il test per verificare che non abbiamo fatto nulla e il test continua a funzionare. Ma possiamo fare un passo in più e utilizzare il service container mettendola come dipendenza del metodo invoke. Laravel cosa farà? Creerà un'istanza di deepface service, la passerà al metodo e io mi potrò limitare a utilizzarla. Eseguo il test e continuo a avere successo. Allora, siccome il tempo stringe, non abbiamo tempo di vedere la facade, mi interessa di più vedere come definire il file di configurazione. In ogni caso, poi troverete tutto il codice pubblicato, quindi non vi preoccupate. Allora, come definire un file di configurazione? Allora, passiamo di nuovo al servizio. Quindi, cosa vogliamo definire in configurazione? Per esempio, il numero di default di immagini da caricare, se non ne passiamo uno, e la dimensione delle immagini. Normalmente come faremmo se fossimo in un'applicazione Laravel? Scriveremmo config, la chiave di configurazione, quindi supponiamo di avere un file di configurazione che si chiama deepfaces.defaultqty. E allo stesso modo qui vado a scrivere default size. Vado a creare un file di configurazione all'interno del mio package, creando la cartella config e dentro il file deepfaces.php. E qui dentro vado a definire il file di configurazione nel modo standard, quindi ritorno un array in cui ogni elemento sono le chiavi di configurazione. Quindi abbiamo detto default qty che posso caricare da un file di environment e dare un valore di default che poco fa avevamo supposto 3 e default size che avevamo supposto 300. Basta questo. Perché se io adesso provo a eseguire il test, si rompe perché il file di configurazione non è stato caricato da nessuna parte. Infatti mi dice che la larghezza o l'altezza non deve essere definita, perché di fatto qui dentro viene passato null e quindi va in eccezione. Qui non importa perché di fatto noi già passiamo 3 nel test, quindi non serve, in questo caso non serve caricare questo valore della configurazione. Dove carico la mia configurazione? All'interno del service provider. E questa è una delle poche cose che possiamo fare all'interno di register. E infatti farò this merge config from, al solito get package path slash config slash deepfaces e lo carico con la chiave deepfaces.
consiglio mantenere sempre uguali queste due etichette. Lancio il test, questa volta dovrebbe essere, scusate, deepfaces.php, dovrebbe essere caricato il file di configurazione e quindi tutto torna a funzionare in automatico. Come faccio se voglio fare in modo che l'utente finale del package possa modificare questi file di configurazione? Perché normalmente questi file sono all'interno del package, quindi l'utente si ritrova dentro la cartella vendor e voi sapete che dentro vendor non bisogna andare a toccare nulla. Quindi bisogna utilizzare il meccanismo di pubblicazione delle risorse. Abbiamo detto poco fa che si fa in questo modo. Dentro boot verifico che l'applicazione di Zap running in console, se questa cosa è vera chiamo il metodo boot for console che adesso mi vado a definire. Lo andiamo a fare rapidamente perché c'è un po' di codice da scrivere. Allora, lo faccio per due aspetti, per la configurazione e per le viste. Non faccio altro che chiamare il metodo publishes fornito dal service provider passando un elenco di valori. Cioè, un array chiave valori, in cui la chiave è il file che voglio copiare nella cartella dell'applicazione. Quindi in questo caso il file di configurazione. E il valore è la destinazione verso la quale voglio copiare il file, quindi il path che contiene le configurazioni delle applicazioni e il nome del file con cui copiarlo. Quindi è un tag da dare alla pubblicazione. Quindi se vi ricordate, questo significa che se dentro l'applicazione che contiene il package io vado a scrivere PHP Artisan vendor publish meno meno tag uguale deepfaces.config, viene attivata questa pubblicazione e viene copiato solo il file di configurazione. Stessa cosa faccio per le viste, però copio nel resource path, non più nel config path, col tag deepfaces.views. Quindi se volessi pubblicare solo le viste, nella mia applicazione lancerei questo comando. Non lo faccio qui perché non succederebbe niente, perché sono soltanto all'interno del package. Ok. E questo era l'ultimo requisito. La facade, ripeto, ve la farò trovare nel repository che vi condividerò. A questo punto siamo pronti a pubblicare il nostro package. Quindi crea un nuovo progetto Git. Faccio un primo commit. Taggo, anzi facciamo 0.01, taggo il mio commit. Ora vado a creare un nuovo repository su GitHub. Mio repository e lo chiamo deepfaces, lo facciamo pubblico, va benissimo, lo creo, aggiungo il remote al mio repository locale col comando git remote add origin è il mio remote e posso fare a questo punto il push. Quindi, fin qui il repository esiste soltanto su GitHub. Se voglio renderlo scaricabile e utilizzabile tramite Composer, devo registrarlo su Packagist. Quindi, mi prendo l'URL del mio repository, che è questo di qua. Vado su Packagist, mi registro perché è indispensabile, vado su Submit e incollo l'indirizzo del repository.
Vado su check, Pagagist fa delle sue operazioni, va tutto bene, mi chiede di premere Submit per confermare. Mi dice che il package non è auto-updated, significa che se faccio un commit, cioè un nuovo push sul repository, Pagagist non riesce automaticamente a tirarselo e lo devo fare manualmente. Posso automatizzare questa operazione registrando un webhook su GitHub. Faccio vedere brevemente come si fa. Allora. Si può fare per GitHub, GitLab, Bitbucket e così via. Allora, prendo questo URL qui, se non sbaglio. Allora. Insomma, c'è questa procedura da seguire. Fondamentalmente bisogna registrare un endpoint su GitHub. Da settings, webhooks. Fatto dovrebbe essere, ecco, in automatico io ce l'ho, in realtà viene attivato. Devo aggiungere questo endpoint all'interno dei webhooks del mio repository. Questa cosa, anche se mi diceva Pagagist che non era fatta, in realtà è stata fatta, perché una volta che si fa per un repository, in automatico viene fatta per tutti gli altri. Quindi in realtà l'auto-update già c'è. Allora. E quindi già è stato pubblicato su Pagagist. Infatti mi trovo DevMaster. Ancora non mi trovo la versione 0.01 perché non ho fatto ancora il push. Quindi se faccio git push origin 0.01. Carico anche il tag. Il tempo che l'automatismo fra GitHub e Pagagist funziona, qui sotto mi troverò anche la versione, ecco, 0.01. Questo significa che se io vado a creare una nuova applicazione Laravel, lo possiamo fare rapidamente da qui, Laravel new prova. Dovrebbe essere abbastanza rapido perché già ci dovrebbe essere tutte le dipendenze nella cache. Ma in realtà non ho bisogno di utilizzare un'applicazione Laravel, posso fare semplicemente compose require pugme slash deepfaces. Prima devo creare il file compose. Ok, in realtà ancora non lo trovo perché questo non è immediata la cosa, potrebbe passare anche qualche minuto. Inoltre bisogna anche, siccome il package è ancora definito come in fase di sviluppo, bisogna indicare nel file composer che si accettano package in fase di sviluppo. Quindi aspettiamo che finisce l'applicazione Laravel e ci riproviamo da qui, che già questa cosa viene fatta in automatico. Siamo quasi. Ok. Quindi proviamo adesso a fare require nel nostro package. Ecco, vedete, è stato trovato.
versione 0.01 e quindi è stata inserita all'interno della nostra applicazione. Per finire, l'unica cosa che non abbiamo fatto, ed era meglio fare all'inizio in realtà, era definire la sezione extra all'interno del file compose con la chiave Laravel providers. Quindi questo serve a attivare l'autodiscovery del nostro provider in modo che non debba essere aggiunto manualmente nella file di configurazione dell'applicazione che ospita il package. E non devo fare altro che dichiarare all'interno del campo providers tutte le classi che rappresentano i nostri service provider. Nel nostro caso c'è soltanto PugMe Deep Phases Service Provider. Quindi in questo modo ovviamente dovremmo riaggiornare il nostro package su Packagist, caricare la nuova versione e Laravel automaticamente registrerebbe il service provider all'interno dell'applicazione. Quindi potremmo già disporre nella nostra applicazione tutti i servizi che abbiamo definito. Ripeto, manca soltanto la definizione della façade su quello che avevamo visto. Se Gabriele mi dice che possiamo farlo, lo facciamo in un attimo, tanto è una cosa veramente brevissima. Sì, per me non c'è problema. Ok, Abbiamo ancora slot. allora per definire la façade la andiamo a creare, quindi creiamo una directory façades con dentro una classe di faces façade su pugme di faces Facade, che estende la classe base facade dentro il Luminate Support. Allora, cosa deve fare? Cosa devo fare qua dentro? Nella versione più basic devo andare a fare l'override del metodo getFacadeAccessor e ritornare una stringa, per esempio deep faces. Cosa devo fare con questa stringa? Devo andare a fare il mapping fra questa stessa stringa e il servizio da agganciare alla façade. E questa cosa si fa sempre nel service provider. Quindi vado qui dentro e dentro a register vado a fare il binding. Siccome e lo posso fare come singleton, ripeto, queste sono tematiche che un po' esulano, magari non sono note a tutti, però il concetto mi interessa. Quindi dichiaro un binding singleton tra la stringa deep faces e cosa deve essere ritornato al service container mappato su questa stringa. Ed è una funzione che ritorna un nuovo Deep Phase Services. Quindi significa che tutte le volte che io utilizzerò la classe Deep Phase Facade non farà altro che fare da proxy verso l'istanza generata, l'istanza ritornata dal service container di quest'altra classe. Facciamo subito la prova per vedere che questa cosa è vera. Invece di utilizzare questo, vado a scrivere Deep Phases Facade, due punti, load images. E dovrebbe già funzionare. Proviamo a lanciare il test. Non funziona perché undefined method. Ah, package path. Sì, giusto, scusate, perché qua questo era get package path. L'ho chiamato in maniera diversa rispetto a come l'avevo preparato. Ok. Not found, perché anche qui nel test dobbiamo andare a
a caricare questa classe, se non sbaglio. Aspetta, vediamo un attimo. Pugmi deep faces facade, deep faces facade. Ah, che no, devo fare composer dump autoload. No, non è neanche questo. Vediamo deep faces facade. Generalmente quando è così è qualche problema di, ecco, mancava una S qui. Ora devo fare dump autoload. Ah, e poi l'import che sarà sbagliato anche qui. Esatto, l'import sul controller era sbagliato. Ok, facade root has not been set. Vediamo cosa ho dimenticato. Scusa, vedere. Ah, ok. Ho dimenticato return qua dentro, quindi creavo l'istanza ma non la ritornavo, quindi era mappato su niente. La sta frullando e infatti funziona. Qual è in questo caso, perché potrebbe essere utile utilizzare una facade? Perché io potrei anche cambiare a runtime o da configurazione il mapping tra questa classe, tra la facade, è l'istanza che mi viene tornata dietro, quindi in questo momento è quel servizio, ma potrebbe essere per esempio un mock che durante i test mi evita di fare le chiamate HTTP e quindi risparmiare tempo nei test, che come vedete qua sono molto lunghi perché devo fare 3 chiamate HTTP per ogni test. Quindi mi permette di cambiare a runtime l'istanza su cui la facade fa da proxy. Però ripeto, questo è un concetto che esula un po' da quello che stiamo vedendo adesso. Mi interessava soltanto vedere come si facesse. Allora, per me abbiamo finito. Ora, se ci sono domande, sono felice di rispondere adesso. Se ne avrete dopo, magari andando a rivedere un po' il codice che abbiamo fatto, lo vediamo. Potete farmelo in qualunque momento, su Slack, per email, mi contattate anche su Twitter, LinkedIn, quello che volete. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Gabriele. Allora, sì, c'è una domanda che riguarda, dice, per quanto riguarda un package, per quanto riguarda un package con del front-end, ad esempio dei file SAS, c'è una best practice per lo sviluppo rapido? Cioè, solitamente per sviluppare un package con questo tipo di funzionalità, le crea all'interno di un progetto Laravel? Sì. Insomma, sta chiedendo come se ci sono delle best practice su tutte quelle risorse lato front-end che hanno bisogno di essere compilate. Per... Ok. Allora, in questo caso, in genere, si creano dei comandi di preset. La prassi normalmente è questa, come per esempio quelli che ci sono dentro i package comuni di Laravel per caricare il preset per Bootstrap piuttosto che per Vue. C'è appunto la possibilità di estendere il comando preset, e se vuoi vedere come fare, puoi andare a vedere. Allora, se tu vai su Laravel presets, ci sono una serie, ecco, Laravel frontend presets, ci sono una serie di repository che fanno esattamente questa cosa per dei template di vario tipo. Per esempio c'è quello di Tailwind, White Dashboard. Vai a vedere come sono fatti. Di base hanno un comando preset ridefinito
che non fanno altro che descrivere il file package.json con tutte le dipendenze di front-end che ti servono. E poi, a partire da quello, ti puoi andare a costruire tutto quello che ti serve per il tuo front-end. Non è una cosa che io ho affrontato molto spesso perché mi occupo poco di front-end, però il consiglio è di andare a vedere come sono fatti questi package. Ok. E poi l'altra domanda, queste phase aid definite nel pacchetto possono essere utilizzate anche nel progetto che andrà ad utilizzarlo? Assolutamente sì, lo scopo è proprio quello, perché io le posso utilizzare sia all'interno delle mie funzionalità, ma possono essere anche utilizzate dall'applicazione che le ospita. E di fatto, una volta che l'abbiamo definita, noi possiamo andare a creare andare a utilizzare o la phase add così per com'è, perché di fatto non è altro che una classe come tutte le altre. Oppure, ed è una cosa che non sono arrivato a fare, andare a definire un alias per la phase add e utilizzarlo come se fosse un alias. E si fa in modo pressoché identico come abbiamo fatto per il service provider. Oltre a definire la chiave providers, andiamo a definire la chiave alias, in cui vado a definire, scusate, questo non è un oggetto, ma è un array, il nome dell'alias, per esempio, deep phases, e come valore la classe a cui fa riferimento. Quindi, deep phases, facade. Qui c'è un errore perché è definita in modo errato. Virgola? All'linea 27 c'è una virgola, vedo dopo i due punti. All'linea 27? Ah sì, ok, perfetto. Poi credo che tu debba mettere o la virgola o se no sostituire le quadre con le graffe, no? Sì, infatti, era giusto prima, è un oggetto questo. Ok. No. Ok. Ok, in questo modo è possibile utilizzare un alias, quindi fondamentalmente riferendosi nel codice semplicemente scrivendo slash deep phases, quindi trovi un alias definito nel root namespace, anche se è una prassi che a me piace molto poco. Quindi sì, si può utilizzare anche nelle applicazioni che ospitano il package, ovviamente. Ok. Va bene, direi che altre domande non ci sono. Comunque, come ha detto Roberto, se avete bisogno, sapete come trovarlo tra lo Slack del Grusp e altri canali social. Io ne approfitto per segnalarvi che Roberto, insieme al Grusp, stanno organizzando una masterclass tramite la Masterclass Grusp Academy, con un corso tenuto proprio da lui su appunto Laravel, quindi come creare applicazioni complesse facendo leva su Laravel. Thank you.